parlare di pane di grano, pane di pellegrino di Bagnara Calabre, ecco, condito con un buon olio sempre del territorio e dell'origano sempre del territorio. Il pane di pellegrino ormai è conosciuto oltre la Calabria, è un prodotto genuino che vengono da tutte le parti per comprarlo, no? E anche quest'anno come associazione pellegrinese faremo la 31ª sagra del pane di grano. 31 anni che facciamo una sagra e 31 anni che è sempre riuscitissima, anche perché c'è una presenza innumerevole, dove praticamente nella serata daremo questo prezioso pane condito, come avete detto, con olio, ma daremo anche la pizza e altri prodotti. Tutto servito in un piatto in ceramica che i degustatori porteranno a casa, no? E insieme agli amici. L'anno scorso abbiamo fatto 1500 piatti e abbiamo finito tutto. Abbiamo finito sia i piatti e sia il pane. Quindi c'è una presenza nella nostra frazione che è ormai la frazione del pane, la frazione del pane di pellegrina e della ceramica. Questo è un binomio, un connubio che abbiamo creato che è molto importante per quanto riguarda lo sviluppo dal punto di vista commerciale per il territorio, quindi le attività produttive, è importante per il punto di vista turistico, anche perché in quella sera, che quest'anno è il 13 agosto, tutti a Pellegrina possono degustare questo prezioso prodotto, diciamo il pane è il prodotto principe della mensa, in tutte le tavole. Perché diciamo, c'è il prodotto pane. Principe ecco, del pane di Pellegrino? Di grano, naturalmente parliamo delle farine. Il pane di grano, perché assolutamente intanto è lavorato con le mani, ancora con i vecchi sistemi a Pellegrina, ancora con i prodotti, con i forni a legna, quindi di conseguenza ancora si sente quel profumo diciamo di cottura che è bellissimo, l'abbiamo visto anche l'avete visto voi, l'avete assaggiato questo pane, poi legato a un buon olio, legato a tanti altri prodotti che i forni del territorio fanno e poi servito in un vassoio di ceramica che ogni anno è diverso, tutti gli anni sono diversi anche perché anno l'anno, quest'anno sarà un piatto che ancora non abbiamo svelato, ma sicuramente sarà un piatto che proverà tutta l'area della Costa Viola, sicuramente quest'anno allargheremo anche a Scillabilla. Sicuramente metteremo in campo i 5 comuni che basano a Panni a Villa San Giovanni.